I podcast di La 7, ovunque con te. 8:30. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Federico Marchetti. Buonasera. Imprenditore, fondatore di Yux, militante ecologista, tanto che Re Carlo d'Inghilterra l'ha voluta la presidenza della sua fondazione Pro Ambiente, e tante altre cose ancora, come scopriremo. Buonasera, buonasera, benvenuta Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa. Buonasera, bentornato Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano, e bentornato Francesco Specchi, editorialista di Libero. Buonasera. Allora, dal braccio di ferro con la Corte dei Conti alla battaglia contro l'ambientalismo ideologizzato, alla questione dei diritti oggi, che è di nuovo esplosa, Giorgia Meloni non si sposta di un millimetro. Subito dopo la pubblicità. Federico Marchetti, l'ho presentata all'inizio come fondatore di Yux, tanto che il New York Times l'aveva definita l'uomo che ha portato la moda in rete. Oggi è soprattutto impegnato sul fronte dell'ambientalismo, tanto da essersi guadagnato, diciamo, la fiducia del Re Carlo d'Inghilterra, che l'ha voluto alla presidenza della sua fondazione. E proprio sui temi dell'ambiente la voglio riportare in Italia, perché oggi è la giornata mondiale per l'ambiente, come sappiamo, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto basta con l'ecologismo ideologizzato. Lei è un ecologista ideologizzato? No, io sono un imprenditore, e quindi gli imprenditori sono appassionati di risultati tangibili e concreti. Infatti con la fondazione del Re Carlo, di cui ho l'onore di presiedere, quello che ho fatto negli ultimi 2 anni sono soltanto azioni su azioni e risultati su risultati. Ho messo insieme un gruppo di valorosi brand del Made in Italy, anche da Armani a Cucinelli, e poi inglesi, francesi, anche arabi, insomma, diciamo, tedeschi. E nell'arco degli ultimi 2 anni abbiamo già ottenuto tantissimi risultati concreti, tipo il passaporto digitale applicato ai vestiti. Ecco, il passaporto digitale applicato ai vestiti consente a noi tutti che andiamo a comprare un abito, un capo d'abbigliamento, di sapere, avere tutte le informazioni. Sì, no? Tipo vita, morte, miracoli di quell'abito, ma anche come si fa a rivendere, a riciclare, a riparare per allungare la vita, perché alla fine la longevità del capo è la cosa principale della sostenibilità, perché se uno lo tiene per 20 anni, certo, ovviamente non inquina. Oggi Papa Francesco ha detto bisogna cambiare i modelli di consumo, siccome lei ha incontrato oggi il Pontefice stamattina a Città del Vaticano, e quindi, diciamo, siete in linea anche con lui su questo fronte. È importante, sì, no, questa che ci sia circolarità. Sicuramente è una chiave della sostenibilità. E mica tutti gli imprenditori sono ambientalisti, anzi. Ma io devo dire che secondo me è diventato quasi una questione di sopravvivenza più che di un'opportunità di scelta, perché comunque alla fine saranno i consumatori, i clienti che decideranno, no? Quindi, ma cos'è che non capisce la politica allora? Per me il fatto che l'innovazione è la chiave per diventare ambientalisti, quindi non è l'ideologia ma è l'innovazione, cioè nel senso l'innovazione è quella che può anche non distruggere posti di lavoro e così via. Quindi anche il governatore Visco della Banca d'Italia, quindi non Federico Marchetti, ha detto che proprio è mancata questa consapevolezza del ruolo dell'innovazione, no? Le auto elettriche, siamo rimasti, diciamo, siamo rimasti al faro. Carissimo amico, come dicono a Roma. Francesco Specchia, quando Giorgia Meloni parla di ambientalismo ideologico, anche il tuo giornale è estremamente critico con tutte le, diciamo, iniziative ambientali
a cominciare dai provvedimenti dell'Europa sulle auto elettriche, sulle case più green. E questo è un approccio ideologico, no? Quello del governo. Guarda, al di là della titolazione esplosiva di Libero, che è una caratteristica del giornale, io inviterei anche a leggere i testi. In sempre realtà, molto pacata la vostra titolazione. Sempre molto, te l'ho detto una volta, non siamo New Yorker e ti confermo. Però la caratteristica del giornale è questa, quindi quella di entrare in empatia col proprio lettore. Io credo che in realtà, essendo un ecologista di ritorno di destra, confido nel fatto che Meloni e i suoi abbiano comunque chiara una coscienza ecologica, che è una coscienza che non è appannaggio tipico della sinistra. Marchetti è uno dei miei imprenditori preferiti perché proprio agisce su queste corde. La destra ha sempre avuto dei grandi pensatori, da Burke allo stesso Scruton, persino Heidegger, che era considerato quasi un nazista, ma aveva una coscienza ecologica, per dirti. Quindi vuol dire che non è un appannaggio solo della sinistra, questa l'idea che dovremmo consegnare il mondo che abbiamo preso in prestito ai nostri figli per lasciarglielo migliore. Il concetto fondamentale è capire di non arrivare agli estremismi. Gli estremismi sono quelli di quelli che imbrattano, è il Timmerman templare di un'ecologia estremamente spinta, che non riesce ad avere il quadro della situazione, perché se tu costringi 12 milioni di persone a cambiare 12 milioni di case, e nel giro di 5 anni non ce la fai neanche morto. Quindi devi trovare una via di mezzo. La via di mezzo si trova sempre, secondo me. E tieni conto che gli italiani hanno una coscienza ecologica altissima. Guarda che siamo i quinti, come dire, pagatori di tasse ecologiche in Europa dopo la Grecia. E purtroppo noi abbiamo pagato 70 miliardi di tasse ecologiche, ma il problema dei governi non è solo la Meloni, ti dico, anche abbiamo quelli pagato prima, multe ecologiche, no tasse. Abbiamo investito di quei 70 miliardi nell'ecologia solamente lo 0,098%, quindi 10 milioni allora, di euro. Allora, ti dico, ci sono sondaggi contrastanti, per esempio quello pubblicato oggi da Greenpeace ci dice che la maggioranza degli italiani non ha a cuore i temi dell'ambiente, soprattutto ci sembra essere proprio poca consapevolezza. Vi faccio un esempio: il 6% è preoccupato dall'aumento dei rifiuti, il 7% dall'impatto delle sostanze chimiche nel settore salute e ambiente. Per esempio erosione del suolo solo il 2,9%, quindi non abbiamo una grande coscienza ecologica. Mi permetto di dire, anche perché io vengo invece dal Sud Tirolo, dove siamo molto attenti da decenni. Siamo i quinti pagatori di tasse ecologiche in Europa, siamo i quinti pagatori di tasse ecologiche in Europa, quindi vuol dire che un minimo di percezione c'è. E tra i 18 e 34 anni è completamente diverso il dato che hai dato tu, perché la coscienza ecologica dei giovani è altissima. Non ho capito queste di quali tasse ecologiche stiamo parlando. Immagino che parli della parte che paghiamo in bolletta per le rinnovabili, per esempio, c'è una alta parte che paghiamo in bolletta per le rinnovabili, però non so se dipende dalla coscienza ecologica dei cittadini o dal fatto che bisognava appunto accelerare quella transizione e andare appunto verso nuovi modelli produttivi. La coscienza ecologica è vero, sicuramente nei giovani è più alta. Nel governo c'è un atteggiamento molto contraddittorio, una parte è questo, cioè che dice l'importante è non andare troppo velocemente perché poi si rischia di bruciare posti di lavoro, di non farcela, però poi c'è un pezzo di governo e di maggioranza, io penso al presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, che è un negazionista climatico, che quando ci sono le alluvioni dice vedete che piove, non c'è la siccità, cioè ci sono degli atteggiamenti che poi riprendono anche qui la destra, non la destra storica, ma la destra trampiana, no? Ricordi che quando Donald Trump si insediò alla Casa Bianca, la prima cosa che fece eliminò dal sito della Casa Bianca tutti gli studi sul cambiamento climatico, che poi sono stati rimessi da Biden, proprio per affermare che il cambiamento climatico è qualcosa da non combattere, è appunto un'opinione, e certo gli Stati Uniti sono forse anche più indietro di noi a giudicare da quello che fanno con l'energia e col petrolio, però insomma è un atteggiamento quantomeno contraddittorio e di certo non ambientalista. Allora non ambientalista, un attimo Antonio Padellaro, perché e aggiungo anche che Giorgia Meloni quando parla di ambientalismo ideologico, dice che insomma, bisogna far sì che lo sviluppo economico le istanze dell'ambiente marcino insieme. Meraviglioso, ma infatti sarebbe straordinario. No, il problema è questo, Giorgia Meloni è una conservatrice, no? Ha detto che l'ambientalismo... Ma loro sono conservatori anche sul fossile. Cioè, poi bisognerebbe anche capire...
quanto preme l'industria del fossile perché non si vada alle rinnovabili, perché questo è un tema, non è complottismo. Punto primo. Punto secondo, bisogna dire che le giornate ambientalistiche a me sembrano, con tutto il rispetto, lo sapete che c'è una giornata mondiale degli abbracci e una giornata mondiale del croissant? Ecco, mi sembra che siano diventate un po' questo. Cioè, siamo tutti lì a dire, ah, chissà come finirà. Adesso, scusate, non posso fare il nome perché non ho il diritto, però un personaggio della politica importante, di fronte a delle mie perplessità sul fatto che siamo così arretrati, no, nella politica ambientalista, disse, ma sai, prima o poi tutti dobbiamo morire. E quindi questo è l'atteggiamento, cioè l'atteggiamento di una classe dirigente che deve gestire adesso quello che ha davanti e quello che ha sul tavolo. Perché i ragazzi sono invece così attivi, anche in maniera provocatoria? Perché avendo 20 anni, avendo un futuro di 50, 60, anche più anni, si rendono conto che, poi lo sappiamo, insomma, tra pochi anni avremo dei problemini, niente male, col fatto del riscaldamento climatico. Quindi con questo governo è già passato il messaggio che il problema sono gli ambientalisti e non gli inquinatori? Ma il problema sono gli ambientalisti perché questo governo non vuole farsi assolutamente carico del problema ambientale, perché non fa nulla, ma io penso che sia anche onesto da parte loro avere un atteggiamento conservatore rispetto al clima. Rispetto anche, e chiudo, ai negazionisti, ricordiamo Malan, ricordiamo che i negazionisti sono una parte importante di questa deriva, quella che io considero una deriva culturale e ideologica, quindi hanno dato anche voti a quelli che non credono alla scienza, agli studi scientifici, che erano novax. Ma assolutamente, si arrabbiano pure quando uno gli pone il problema. Marchetti e Specchia? Comunque penso che sia necessario un cambiamento culturale, no? Cioè deve diventare figo pagare le tasse, deve diventare figo risparmiare energia, deve diventare figo non usare la plastica. Cioè, è proprio necessario questo cambiamento. Ad esempio, oggi parlando col Pontefice, ricordava che aveva incontrato dei pescatori di San Benedetto del Tronto che anziché andare a pescare i pesci avevano tolto tutta la plastica, tonnellate di plastica e così via, per l'amore verso il creato. Quindi, secondo il WWF, ha detto oggi che tra 30 anni ci sarà più plastica che pesce. Sì, una cosa agghiacciante. Quindi, no? Siamo già posso oggi chiederle una cosa? Prego. Posso aggiungere? Ma come facciamo con... Noi possiamo subito pure fare nulla, poco, ma con la Cina e con l'India che vanno per conto loro e rappresentano, credo, una percentuale di PIL gigantesca rispetto al nostro anche di inquinatori gigantesca, anche di inquinatori gigantesca, inquinano molto più di noi. Esattamente, questo come facciamo noi piccolini a contrastare un'idea dell'ambiente che è zero rispetto alle necessità? Ma allora il mio approccio su questo è che ognuno deve fare la sua parte, esatto. Perché se uno inizia a guardare l'India, la Cina, sì, nessuno fa più niente, sì. C'era la famosa teoria del free rider, che uno salta sull'autobus, tanto nessuno paga, quindi anche io non pago, no? Quindi, quindi secondo me, ad esempio, l'approccio che abbiamo noi è quello, cominciamo, facciamo e poi gli altri arriveranno, o comunque almeno facciamo quelle cose. Sì, ma anche con la responsabilità. Devo far intervenire, certo. Sì, Francesco Specchia, no, scusa. Fermo questa cosa del free rider, che è un concetto estremamente efficace ed interessante, cioè quest'idea di impotenza mescolata quasi all'egoismo, no, di molti di noi. Però ha ragione anche Antonio quando dice che l'Europa produce in emissioni solo il 9%. L'India e la Cina hanno già detto che l'India prima del 2060 non se ne parla e continuerà a inquinare finché vuole, e l'India fino al 2070. Quindi tendenzialmente è giusto ognuno fare la sua parte, ma è giusto anche pensare che ci sono altri che fanno di peggio. Ecco, poi, ma se poi pensiamo aggiungo, che ci sono... Scusami, no Francesco, voglio chiedertelo. Lo sappiamo che Cina, India, anche gli Stati Uniti inquinano tantissimo, ma se ognuno dice questo, ognuno di noi, allora niente, approfonderemo. Se mi fai venire il discorso vedrai che ti do ragione, ti sto dando talmente ragione che Procaccini, cioè Nicola Procaccini, che è l'addetto della Meloni,
riguarda l'eurodeputato che attiene, che si occupa di tutti i problemi ecologici e di transizione ecologica, ha fatto proprio qualche mese fa, prendendo spunto da una ricerca della UE, uno studio enorme su tutto quello che può essere l'ecosostenibilità e su come l'Italia può diventare autonoma dal punto di vista energetico sfruttando le miniere di litio di Viterbo, il geotermico di Lazzarello, il geotermico della Liguria, i pannelli flottanti, c'è una marea di misure che possono essere prese e fanno tutte parte del concetto di transizione ecologica della Meloni. Mancini è un genio. Mi ricorda tanto il ferro nella sabbia di Ladispoli, no? Se c'è il negazionista, io lo tratto come un terapiattista. Se Malan parla, dice così, Malan è un terapiattista. È un problema di Malan, non è un problema degli altri. No, no, io dico queste cose sono molto utili, però ti ricorderai, no, quando c'era lui la ricavare il ferro dalla sabbia di Ladispoli, che insomma... Ma lo dico perché... A Lardarello producono il 31 gigawatt di illuminano tutte le stazioni, il paese è illuminato dal geotermico, quindi esiste questa possibilità. Io voglio solo chiedere ancora una cosa su questo tema a lei, dottor Marchetti, perché il principale luogo comune sull'ambientalismo è che costi troppo, che quindi non ce lo dobbiamo permettere, lo dice anche Giorgia Meloni, e che farebbe collassare le nostre economie. Si può evitare il collasso da una parte e dall'altra, mi verrebbe da dire? Assolutamente sì, faccio due esempi concreti ad esempio, di quello che stiamo facendo, così almeno andiamo sul dunque. Oggi Giorgio Armani ha annunciato all'interno appunto della nostra task force, è uno dei membri, che riporta la produzione di cotone in Puglia, dopo 50 anni che non c'è più perché era stato soppiantato dal poliestere, che vuol dire lavoro locale, lavoro per tante persone che prima non c'erano. Quindi in Puglia torneranno le piantagioni di cotone. Cucinelli sull'Himalaya. Senza schiavi però, senza gli schiavi. Beh, siamo nel 2023. Speriamo di no. Cucinelli sull'Himalaya sta dando lavoro a 40.000 persone, quindi in realtà è una cosa che se passa attraverso l'innovazione, per tornare al discorso di prima, in realtà l'innovazione può generare posti di lavoro, non li distrugge necessariamente. O comunque se ne distrugge da una parte, ne crea dall'altra. Che è quello che ho fatto io per 20 anni, nel senso che quando ho cominciato con Nuix non esisteva nessuno che faceva big data o artificial intelligence o queste cose qua. E quindi abbiamo spostato delle persone che sono diventate esperte in quello al posto di quelli che invece andavano a fare il picking, perché quello lo faceva, adesso lo fanno i robot. Annalisa Cusocrea, all'inizio della puntata ho detto che Giorgia Meloni non cede di un millimetro su niente, neanche sulla questione dei diritti civili. Perché, apro questo capitolo, perché stasera la regione Lazio, che come sapete è governata da pochi mesi dalla destra, ha revocato il suo patrocinio a Roma Pride. Con questa motivazione, perché la manifestazione promuoverebbe comportamenti illegali con specifico riferimento al cosiddetto utero in affitto. Cosa c'entra la maternità surrogata col Gay Pride? A me sembra ormai diventato l'alibi per attaccare la comunità omosessuale su tutto. Prima di tutto bisogna ricordare che la maternità surrogata o fecondazione per altri non è sempre utile in affitto, ma comunque la principale quota di persone che vi accede sono eterosessuali che hanno problemi ad avere bambini, l'85-90%, quindi non è una questione degli omosessuali. Tra l'altro non è neanche una questione di alcune famiglie arcobaleno, quelle delle donne omosessuali che in questo momento da questo governo si vedono private del diritto che i loro figli abbiano due madri come avevano fino a poco tempo fa, perché c'è il blocco delle trascrizioni, perché addirittura si torna indietro. Insomma, c'è un po' di persecuzione, vogliamo chiamarla così, di quest'idea di libertà sessuale e di scegliere liberamente come amare e chi amare. Il Pride è una grande festa, no? Lo è sempre stata, ha avuto più spesso patrocini. Perché? Chiediamoci perché è importante. È importante perché la tutela delle minoranze di un paese in una democrazia è fondamentale, cioè che le persone omosessuali si sentano accolte, si sentano integrate, sentano di poter richiedere tutti i diritti che ancora chiedono, è fondamentale, e quindi le istituzioni finora sono state al loro fianco. Questo atteggiamento qui,
che è un atteggiamento discriminatorio, come lo è sulla questione delle trascrizioni dei figli delle coppie omosessuali. Guarda che non è d'accordo, Specchia. Ma lo immagino che non sia d'accordo, adesso mi dirà perché, però io penso che sia proprio anche un po' un autogol, no? Anche un po' un eccesso di... Non so neanche come chiamarlo, perché è vero che in quel documento che accompagna il Pride c'è un pezzetto che chiede una legge per la gestazione per altri, ma è un piccolo pezzo di un documento lunghissimo, non si tratta, e poi non è solo il Pride, ci sono tantissime persone che chiedono la gestazione per altri, ci sono anche degli eterosessuali che chiedono la gestazione per altri, ma nessuno gli va a dire non puoi far questo, allora, non puoi far quello. Francesco Specchia, è un autogol? No, perché evidentemente il governo pensa che la maggioranza degli italiani non ha a cuore non solo le tematiche ambientali, ma neanche queste tematiche qui. No, non solo la maggioranza degli italiani non è che non ha a cuore, è contrario alla gestazione per altri, alla maternità surrogata. Sì, ma non c'entra niente col gay pride, però. No, però un attimo, perché questa è una bugia. Allora, la maggioranza degli italiani, dagli ultimi sondaggi, è favorevole alla questione della possibilità di avere due madri o due padri. Non è vero che è contrario, cioè del riconoscimento. Specchio. Il Parlamento è appena passato il reato universale, ci sono state c'è una petizione in cui autorevoli esponenti della sinistra, da Giorgio Gori a Valeria Fedeli a tutto il centro-destra, il riformismo dell'Emilia Romagna, hanno votato contro l'utero assistito, quindi c'è cioè, tutti i cattolici in blocco. Quindi vuol dire che Francesco Specchia, cosa c'entra il Gay Pride? L'ha citato prima Annalisa, perché nel programma che è stato visionato da Rocca c'era a un certo punto una sorta di grimaldello legittimo dal punto di vista delle movimenti e avrebbe consentito di sto spiegando perché il motivo di Rocca, se tu non sei d'accordo è legittimo che non sia d'accordo, ma devi lasciarmi parlare. Rocca ha avvertito che c'era un tentativo di pubblicizzare l'utero assistivo all'interno delle manifestazioni del Gay Pride, spinto dal suo elettorato, perché l'elettorato di Rocca è quello, hanno vinto loro, purtroppo per voi hanno vinto loro. Io potrei anche non essere d'accordo, ma questi qui non vogliono. Io non credo che per Rocca sia stato solo prurita, c'è una piccola associazione di estremisti, perché si tratta di un'associazione di estremisti, ha appoggiato Rocca. Non credo che tutti i cittadini che hanno, spero per Rocca che non siano, ecco, tutti. Ricordiamo un attimo Specchia, ricordiamo che non tutti gli spettatori se lo ricordano e lo sanno, che il presidente di destra della regione Lazio prima aveva dato il suo patrocinio al Gay Pride Roma e poi lo ha tolto stasera dopo che questa associazione provita ha fatto pressione. Quindi ecco il nuovo corso. Allora, Francesco, scusami, Lilli, quando io ho letto, credo stamattina, che Rocca aveva dato il patrocinio, mi sono sentito smarrito, perché ho pensato... Ma allora non sono del tutto retrogradi, omofobi, un po' cavernicoli, anche un po' fascisti? No, e quindi avevo perso l'orientamento. Fortunatamente Provita ha rimesso le cose a posto, cioè adesso ho di nuovo chiari che cosa sono loro. No, dico solo una cosa però, perché se seguiamo il ragionamento di Specchia, scusami, è preoccupante, Provita è contro l'aborto. Cioè Provita riempie Roma di manifesti contro l'aborto, quindi adesso Rocca deve vietare l'aborto nella regione Lazio perché lo chiedono i suoi elettori. No, ma me lo chiedo, mi preoccupo. Che su queste questioni cosiddette identitarie il governo Meloni, che è astutissimo, riesce a spostare l'attenzione altri problemi. Si segue il ragionamento, lo dice Provita, lo ora che loro siano Provita contro l'aborto, fa parte della dice Specchia, hanno vinto su questo. E quindi ce li teniamo, che dobbiamo fare? Federico Marchetti, Giorgia Meloni questa sera dice che per governare lei non vende se stessa o la nazione. Quindi diciamo che l'ideologia, i valori della destra devono essere quelli di tutti, di tutta la cosiddetta nazione. Lei come vede? Perché diciamo la questione dei diritti civili è una delle questioni dibattute, poi ce ne sono appunto tante altre. Abbiamo cominciato con l'ambientalismo, potremmo finire con il braccio di ferro del governo Meloni con la Corte dei Conti, che è la magistratura contabile alla quale toglieranno il potere di controllo sui fondi del PNRR domani. Quindi insomma ci sono tante cose che una messa in fila all'altra
Lei che idea si è fatto? Io sposo la tesi di Padellaro sul discorso del PNRR, cioè che si chiama in realtà Next Generation, no? Quindi riguarda in realtà la prossima generazione, perché sappiamo tutti che la politica generalmente è molto focalizzata sul presente e scarsamente invece vede il futuro, anche perché è un fatto anche di consenso, di voti. I giovani tra l'altro sono quelli che votano di meno di tutti, quindi c'è proprio questa specie di circolo vizioso. E quindi, secondo me, dal mio punto di vista, che invece sono sempre stato focalizzato sul futuro, cioè nel senso che ho sempre cercato di vedere cosa succederà tra 5 anni, tra 10 anni, è un po', diciamo, sono un po' dall'altra parte, dal punto di vista anche dei diritti. Alla fine, quello che secondo me è più importante, avendo io lavorato tanto sui giovani, sia come le persone che lavoravano nella mia azienda, ma poi ho anche insegnato a 10.000 studenti coding, oppure ho fatto anche 6 mesi in Bocconi come professore per cercare appunto di instillare un po' la cultura imprenditoriale. Alla fine quello che è più importante per i diritti sono i bambini. Cioè, nel senso, secondo me l'unica cosa importante è tutelare i bambini. Esatto. Qualsiasi colore abbiano, da qualsiasi famiglia vengano, da qualsiasi genitore vengano. Cioè, alla fine quello penso che sia l'unica cosa importante. E questo è quello che in realtà con questo governo non avviene, Francesco Specchia. Però ti aggiungo anche una domanda, che così faccio un giro rapidissimo ancora con tutti voi, perché dicevo, domani viene posto il voto di fiducia su questo emendamento contenuto in un decreto che taglia le unghie alla magistratura contabile, alla Corte dei Conti nei fatti, per monitorare i soldi che vengono spesi sul e con il PNRR. Romano Prodi, che diciamo non è proprio un estremista, una persona moderata, ponderata nelle sue parole, ha ribadito che il braccio di ferro con la Corte dei Conti è solo un'ulteriore prova dell'autoritarismo del governo Meloni. Sono parole troppo forti. Ma guarda, tu mi citi giustamente Prodi, io ti cito Sabino Cassese, che non è un pericoloso estremista di destra. Sabino Cassese, che tra l'altro, per quello che riguarda la Costituzione, è un po' più informato di Prodi, perché è la sua materia, Prodi è un economista. Cassese dice che c'è un'esondazione dei corpi intermedi dello Stato verso un altro corpo intermedio. E quindi ha fatto benissimo il governo Meloni a far sì che tutta la procedura del PNRR potesse essere agevolata, velocizzata dai controlli non finali, cioè dai controlli finali e non dai controlli continuativi da parte del CNRR. Il controllo finale è quello dell'Europa. Se all'Europa ci deciderà di no, ci toglieranno i fondi. Se l'Europa ci dice sì, va bene così, possiamo continuare. Ecco, allora, quindi tendenzialmente sono due ottiche diverse. Due ottiche diverse. Giorgia Meloni, però Giorgia Meloni stasera ha detto, Antonio Padellaro, noi facciamo la stessa cosa che ha fatto Draghi. Stanno facendo la stessa cosa. No, questa cosa di scaricare sul governo Draghi, prima o poi Draghi risponderà a Giorgia Meloni, prevediamolo. Secondo, se devo scegliere, sto tutta la vita con Prodi, di Cassese, ecco, non parliamo stasera, alle sue opinioni. Terzo, io credo che questo sia un modo, come dire, bacchettane uno per educarne 100, perché se tu metti in riga la Corte dei Conti, cioè è un organismo di grande autorevolezza e anche di grande competenza e interventista, giustamente, perché la Corte dei Conti difende il denaro pubblico, sono soldi nostri, diciamo, ma se tu sei al di là, scusami Francesco, Antonio, lo so che non sei d'accordo. Come me in diritto costituzionale, sai perfettamente che c'è un meccanismo tecnico. Sì, no, ma non voglio parlare del meccanismo, voglio parlare dello... Uno alla volta. Voglio parlare dell'indicazione che dà il governo a tutti quelli che sono magari qualche gradino sotto la Corte dei Conti, e che, come dici tu, siccome hanno vinto loro, devono darsi una regolata. Quindi il pericolo è che tutti si mettono al vento, già qualche costituzionalista di cui non farò il nome, l'ha fatto Specchia, si è messo al vento, ma altri si metteranno al vento, questo è il problema.
Comunque la Corte dei Conti oggi ha ribadito la sua contrarietà. No, voglio sentire la Corte dei Conti ha fatto un'assemblea straordinaria che già per dire che non si tratta di difendere loro, cioè non è un problema per la Corte dei Conti, è un problema per i cittadini se non c'è questo controllo. E la Commissione europea ha chiarito che non è lo stesso controllo, è vero che ci sono i controlli europei, ma avvengono su un'altra cosa, il controllo sui conti lo fa la Corte dei Conti. Dopodiché si poteva anche decidere un altro meccanismo più snello, come piacciono a Cassese. Il punto è, c'era questo meccanismo, perché è successo questo, c'era questo meccanismo. La Corte dei Conti ha detto, occhio, ci siamo nei guai, non state spendendo quello che dovete spendere, siete indietro, e il governo dice, no, Corte dei Conti, tu devi collaborare, sai che faccio? Faccio un decreto e ti tolgo il potere. Scusate, ma cioè, se lo dico in modo elementare, ma non si tratta qui di decidere un meccanismo più o meno snello, qui si tratta, come dice giustamente Antonio Padellaro, di dare dei messaggi, vi dovete mettere sotto di noi, altrimenti noi vi bastoniamo. Non bisogna disturbare il manovratore. Esatto, questo, il meccanismo è questo. 10 secondi? No, un attimo. Mi concedete di... No, un attimo. Penso che alla fine comunque contino i risultati, no? Quindi, secondo me, bisogna tirare le somme tra 2 anni, perché comunque bisogna dargli del tempo, perché comunque è impossibile in 6 mesi comunque valutare, e vedere... Come è andata a finire con questo PNR? Io mi sento più tranquilla se c'è la Corte dei Conti. Allora vedremo, ha detto parole sagge Federico Marchetti, che bisogna vedremo. Tra 2 anni faremo, forse anche continueremo a monitorare naturalmente anche qua tutte le sere. E vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché c'è un settore economico che è in grande crescita in questo periodo. Guardate. Secondo l'Istat è il teatro la forma di spettacolo che cresce di più. Gli abbonati che con Secchi e Spazzoloni mettono in salvo le poltrone del Rossini di Lugo, invaso dall'acqua e dal fango, sono l'immagine di questa forte relazione sentimentale. Nei prossimi giorni prendono il via le grandi kermesse estive. Mercoledì debutta Ravenna Festival, con un filo conduttore, Le città invisibili, che è un omaggio ai 100 anni di Italo Calvino. Il 9 giugno parte a Napoli Campania Teatro Festival con 58 prime assolute su un palcoscenico che si propone come crocevia delle arti. Il 15 giugno a Venezia decolla la Biennale Teatro, mentre il 10 luglio a Spoleto il Festival dei Due Mondi celebra un altro centenario, quello di Giorgio Strehler, il grande regista che con Paolo Grassi creò il Piccolo di Milano, primo teatro stabile d'Italia. Milano Scalo Farini ospiterà in dicembre anche l'esordio del Sistina Chapiteau, il gemello viaggiante del tempio della commedia musicale italiana. Massimo Romeo Piparo, anima del romano Sistina, ha spiegato questa mattina che sono state le magie del circo a suggerirgli l'idea di dar vita a un teatro itinerante, il primo in Italia, con una sala da 1500 posti e un palcoscenico di 300 metri quadrati. In cartellone anche a Milano, città affezionata alla commedia musicale, spettacoli come Cats e Il Marchese del Grillo, che con Malika Ayane e Max Giusti a Roma hanno spopolato. Dice Piparo che l'obiettivo è portare allegria, luci, suoni, emozioni, laddove prima c'era una spianata senza vita. Siamo in chiusura, grazie Federico Marchetti, grazie Annalisa Cuzzocrea, grazie Antonio Padellaro, grazie Francesco Specchia, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio la serie televisiva Yellowstone, quindi state con noi e noi come sempre domani 8:30. Arrivederci. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.